E scherebbe i bambini possessori di figurine sbrilluccicose e dal valore molto molto alto. Qui Omega di HMC Magic Masters e ben ritrovati qui con noi. Eccoci dopo non poco tempo ad una nuova deck tech modern su deckstats.net. Omega, ma perché fai sempre deck tech modern? C'è standard, c'è pioneer, c'è legacy. Vero ragazzi, ma altrettanto vero che il modern è un formato abbastanza facile per quanto riguarda il deck building, abbastanza alla mano, alla portata di tutti, e attualmente il meta cambia letteralmente ad ogni espansione, quindi abbiamo veramente troppe cose con le quali sbizzarrirci. E oltre quindi al poter fare mazzi super competitivi, devastanti, full power, possiamo fare anche mazzi un pochettino più stupidi, un pochettino più for fun, con carte magari meno conosciute. E il mazzo di oggi è un mix tra questi due concetti. Signore e signori, vi presento il mio bellissimo Ratti e Titani. Parentesi, la visuale come vedete è un pochettino cambiata perché abbiamo speso 3k per un iMac e non abbiamo il posto dove metterlo. Dobbiamo decisamente prendere una seconda scrivania e o farci un secondo studio. Colori rosso e nero in Modern, sappiamo tutti quanto siano ben prestanti. Guardiamo mazzi Steel Jund, guardiamo carte del calibro di Comando di Colagan, ne abbiamo veramente di tutti i colori. E proprio per quanto riguarda Jund, se avete visto la mia ultima deck tech slash quanto costa il mio mazzo, vi sarete sicuramente resi conto del quanto io abbia insistito sul dover mettere Croxa. E quello mi ha dato un po' l'idea di questo mazzo, un mazzo base Jund, ma senza il verde, tutto basato sullo scartare e con Croxa come punto di riferimento. Senza ulteriori indugi direi di andare in anteprima visiva, ma prima naturalmente ragazzi vi ricordo che un like per noi è molto molto importante per crescere, che condividere i nostri video con tutti i vostri amici giocatori di Magic per noi è manna dal cielo e ci aiuta veramente un casino a farci conoscere. Vi ricordo che abbiamo una stupenda pagina Facebook dove postiamo l'impossibile e vi ringraziamo per le donazioni nel caso vogliate aiutarci a portare avanti il progetto del canale e o avere i video non censurati. Molto bene ragazzi, il reparto lande è un reparto lande abbastanza particolare. Andiamo subito alle fetch, ne ho inserite 6, ovvero 4 Bloodstained Mire, la fetch rossa e nera. Poi ho inserito una fetch col rosso e una con il nero, naturalmente a vostra scelta. Io ho messo la Scalding e la Verdant perché sono quelle più costose per fare il figo. Addirittura forse si potrebbero portare a 8 per, togliendo magari questa Canyon Sloth, che comunque è una terra fetchabile che entra tappata ma può essere ciclata, quindi comunque importante. Abbiamo naturalmente il set di Shockland dei colori appropriati, 4 montagne e 4 paludi. Molto bene ragazzi, passiamo subito in velocità alle spell. Come sapete io ho un mezzo fetish per questa carta, Bedevil, costo 3, instant, doppio nero e un rosso. Spacchiamo un artefatto, una creatura o un planeswalker. E vi ho già spiegato nella mia ultima deck tech di Jund quanto questa carta possa rivelarsi forte contro mazzi come UV. Fiery Temper, temperamento focoso, anche qui in 4 per, costo 3 per un istantaneo che spara 3 danni a un target, ma con follia Madness, pagandolo solamente uno mentre lo scartiamo, possiamo fare la stessa cosa. E come vedremo tra poco, abbiamo tante cose che ci fanno scartare carte, quindi si può rivelare molto più interessante che un normale Lightning Bolt. Oddio, sta per esplodere il computer, dovevo registrare col Mac. 4 per naturalmente di Inquisition of Kozilek, lo scartino base che va a togliere tutti i drop bassi. Sono la base per non far piazzare bene chi gioca contro di noi. 3 per di Comando di Colagan, una delle carte più di impatto in Modern da un bel po' di tempo. Scegliamo due, possiamo riprendere in mano una creatura da un cimitero, fare 2 danni a un target, far scartare una carta o distruggere un artefatto. Bomba è molto interessante per riprenderci Croxa dal cimitero. Sexy Lili del Velo, naturalmente 4 per, signori, sono io, questa è la mia carta, questa è la mia donna. Spero che Moxie non guardi questo video. Liliana in questo mazzo ha una doppia funzione, più importante per la nostra meccanica che per rallentare l'avversario, perché oggettivamente andando a scartare tutti quanti una carta, va bene, rallentiamo l'avversario, ma va bene che noi possiamo scartare Croxa o il Fiery Temper. Quel meno 2 che fa sacrificare una creatura potrebbe rivelarsi molto 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 interessante nel caso andassimo a giocare Croxa con Escape e volessimo rimetterlo al cimitero per far ripartire il tutto. Mono per di Nairis Vrat, una sorcera costo 3 che ci fa scartare delle carte e sparare dei danni. Solito giochino dello scartare Croxa, ma anche rimpinzare un po' il cimitero nel caso volessimo giocarlo appunto con Escape.
Escape. Potrebbe rivelarsi una carta molto interessante. Rakdos Return è una carta che io ho sempre giocato in tanti mazzi, dal Commander al Modern. Mana nero, mana rosso e X, facciamo X danni a un giocatore con Planeswalker e facciamo scartare X carte. Ripeto, questa carta in late può diventare mediamente pericolosa. Per quanto riguarda le removal, giochiamo il 2 per Determinate, che va bene o male a togliere quasi tutto. Abbiamo poi un rinforzo del reparto scartini con due Two Sides. Parentesi, cosa che non ho detto prima: nessuno vieta di fare scartino su se stessi. In Reanimator Legacy questa cosa ad esempio è usata, ma nessuno ci vieta di farci un Inquisition su di noi per scartare Croxa. Secondo me è una cosa un po' stupida, ma può succedere. 3 per di Unearth, costo 1 per rimettere in campo una creatura costo 3 o meno dal cimitero. Inoltre in casi estremi può essere ciclata e quindi è un peschino. Il bello di questa carta in con Crox è che Crox dice che se non è entrato nel campo di battaglia per l'abilità Escape va sacrificato. Quindi noi semplicemente con 3 mana possiamo andare a fare veramente tanti danni, perché con 2 giochiamo Crox e con 1 lo rianimiamo e torna anche al cimitero. Siamo alle creature, al reparto creature che mi piace veramente veramente tanto. Naturalmente fino adesso ho parlato di Crox, ma chi è questo Crox nel caso qualcuno non lo conoscesse? È un simpaticissimo 6-6 a costo 2, mana nero e mana rosso. A me non sta oggi troppo simpatico, perché sbustando 3 box di Teros non ne abbiamo sbustato nemmeno uno, ma questi sono dettagli. Quando entra nel campo di battaglia lo dobbiamo sacrificare, a meno che non sia entrato tramite abilità Escape. Quando entra nel campo di battaglia o attacca, ogni avversario scarta una carta. Ogni avversario che non ha scartato una carta terra in questo modo perde 3 vite. Il suo costo di Escape è di 4 mana, doppio rosso e doppio nero, con l'aggiunta di dover esiliare 5 carte dal nostro cimitero. Merchant of the Veil, purtroppo è stata bannata la nostra simpatica Faithless Looting, se no in questo mazzo sarebbe stata perfetta. Con il suo istantaneo avventura costo 1 possiamo scartare una carta e pescare una carta, e sappiamo tutti quanto sia interessante. Inoltre possiamo anche nel caso giocarlo come creatura, se abbiamo fatto l'adventure, metterlo in campo, ogni tanto tappare 3, scartare una carta e pescarci qualcos'altro. Può essere interessante soprattutto come bloccante. Mono per di Glorybringer è una carta che mi piace veramente tanto, che oggettivamente in questo mazzo non ha senso, ma ragazzi, volare Haste 4-4 costo 5 e già qua siamo molto molto felici. Inoltre possiamo stremarlo quando attacca, ovvero non stappa al prossimo stop. Se lo facciamo, sbattiamo dentro anche altri 4 danni a una creatura non drago controllata da un nostro avversario. È bello, è oggettivamente bello, ed è magari quella cosa che ci vuole per fare gli ultimi danni in late game o per togliere una creatura fastidiosa. E andiamo, ragazzi, naturalmente alla mia carta preferita di questo mazzo, ma forse una tra le carte che più preferisco in Magic: Pack Rat, costo 2 di cui un mana nero, stellina stellina, prende +1/+1 per ogni ratto che controlliamo. Pagando 3 mana di cui uno nero e scartando una carta facciamo tante belle cose in questo mazzo, perché innanzitutto mettiamo sul campo di battaglia una pedina che è una copia di Pack Rat, e naturalmente più sono grossi e più sono fastidiosi, e soprattutto ci fa anche scartare una carta. I nostri avversari dovranno per forza rimuovere questa carta se entra a turno 2, perché con questo setup di mazzo ci dà un vantaggio abnorme. E magari qualcuno di voi potrebbe anche pensare: ah vabbè, gli tirano la rimozione così non ce l'hanno per Croxa dopo. No ragazzi, non avete capito, Croxa non deve entrare in campo, salvo casi particolari. Non è brutto avere un 6-6 in campo, ma noi Croxa lo dobbiamo usare semplicemente per rompere le scatole al nostro avversario, che ci rimuova il cimitero. Va bene, noi abbiamo Pack Rat che piano piano diventa immenso. La carta del mazzo non è Croxa, la carta del mazzo è Pack Rat. Croxa deve fare esco entro, esco entro, esco entro, esco entro. Pack Rat deve fare sono un Pack Rat, sono un Pack Rat, sono un Pack Rat, sono un Pack Rat. Deve accerchiare l'avversario. Questo mazzo è il perfetto esempio di come una cosa gigantesca possa essere veramente perfetta solo se unita a un qualcosa di minuscolo come un topolino. Detto questo ragazzi, it's time to sideboarding. Come vedete ho aggiunto un'altra Bedevil per appunto mazzi come UV. E perché no, è utile anche contro Jund questa carta adesso, eh? Anche se con i Coria lo cambieranno sicuramente, non ci saranno più 4 Liliane. Ma dettagli. Abbiamo poi il 3 per di Bloodmoon. Ho preferito inserire Bloodmoon al posto che dei normali spaccalande, perché mi fido di più e comunque giochiamo un ottimo numero di terre base e le montagne ci vanno decisamente bene. 2 per di Fatal Push
luce nel caso andassimo a giocare contro mazzi con creature piccole 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 e molto fastidiose. Per quanto riguarda i cimiteri, questa volta, per quanto a me non piaccia questa carta, ho optato per un 4x di Leyline del Vuoto, perché non voglio che questo mazzo perda tempo a giocare carte che oggettivamente non servono. Preferisco malligare finché non ce l'ho e pum. 2x di Plague Engineer perché comunque è una carta sempre tanto tanto buona contro umani, non è più giocato tanto quanto l'anno scorso, comunque è sempre una carta interessante, utile e forte. Immancabile il 2x di Surgical Extraction, il mazzo l'ho fatto io, questa carta deve esserci. Per quanto riguarda mazzi artefatti in generale, ho optato per aggiungere solo una Vandal Blast. Costo uno sorcery, spacchiamo un artefatto che non controlliamo, se paghiamo l'overload di 5 distruggiamo tutti gli artefatti che non controlliamo. Ho messo solo lei perché comunque abbiamo ancora una Bedevil qua, abbiamo una Bedevil di main, abbiamo tre comandi di Colagan, signori, siamo finché mai settati contro i mazzi che giocano artefatti. Quindi, signore e signori, come si gioca questo mazzo oggettivamente? Primo turno, naturalmente, Landa, scartino. Secondo turno, Landa, pack rat. Terzo turno, vediamo, dobbiamo iniziare a scartare carte, quindi una Liliana che entra. Se non abbiamo niente da fare, facciamo una copia di pack rat. Iniziamo a buttare carte al cimitero. Poi iniziamo a fare così con Croxa, riprendercelo col comando di Colagan, sacrificarlo con Liliana, rianimarlo con Unearth, giocarlo dalla mano di modo che vada subito al cimitero. Nel caso, fargli anche escape e farlo rimanere in campo. Pestare, 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 poi arriva un Glorybringer, arrivano gli spari, arriva l'Arachdos Return e noi abbiamo bello e chiuso Easy Peasy Lemon Squeezy. Molto bene signori, anche oggi io spero che questa decktech sia stata di vostro gradimento, scrivetemi naturalmente sotto nei commenti cosa ne pensate e se volete dimostrarci un po' di affetto perdete quei 2 secondi a lasciarci un bel like che è veramente tanto 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 per noi. Vi raccomandiamo di seguirci su Facebook per tutte le novità del canale e vi ringraziamo per tutte le donazioni. Ciao a tutti da Omega, grazie e alla prossima!